Apriamo il primo link. Quello che dovremo andare a fare è modificare la frequenza riprodotta, per individuare quando lo speaker gracchia. Ora, ricordandoci di avere il volume alto, muoviamo il regolatore per individuare la frequenza. Nel mio caso è all'incirca 1200 Hz. Ora dobbiamo installare nel PC l'equalizzatore. Apriamo il secondo link. Premiamo su Download ed aspettiamo che si scarichi. Una volta scaricato, apriamolo da in basso a sinistra. Proseguiamo all'installazione. A questo punto spuntate tutte le caselle. Adesso vi chiederà se riavviare il PC ora o successivamente. Sta a voi la scelta. Ora, dobbiamo scaricare l'interfaccia per utilizzare l'equalizzatore. Quindi apriamo il terzo link e scarichiamo il programma. Proseguiamo all'installazione. A questo punto dobbiamo verificare quale speaker non funziona. Per farlo premiamo i tasti Windows più R. E digitiamo. Seguite come nel video. Premendo prova verranno riprodotti due suoni, uno per ogni speaker, quindi dovrete ascoltare quello che fa rumore. Nel caso fossero entrambi non c'è problema, lo modificheremo poi. Selezionate quale speaker non funziona. Immettete il valore in Hertz precedentemente misurato. E abbassate il regolatore a circa meno 5 decibel. Ora rechiamoci nelle impostazioni. Spuntate le caselle come nel video. Premiamo infine salva. A questo punto non ci resta che tornare nel generatore di frequenze e verificare che il suono sia lineare, senza problemi. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato d'aiuto. Se ci dovessero essere delle domande, scrivete giù nei commenti e vi risponderò al più presto.